Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, sono Francesco Pizzolato, sono socio effettivo della SACCA dal 2014. In questo periodo così tragico, dove non possiamo incontrarci, mi è stato chiesto di raccontarvi la storia di questo mio albero e contemporaneamente il mio percorso da bonsaista. Mi sono avvicinato al bonsai nel 1990 per puro caso e la curiosità è stata così forte, molto più forte della ragione. Per più di 10 anni sono stato autodidatta e come sempre quando ci si avvicina a una cosa nuova si ha fame di nozioni e queste, non sapendo dove cercarle, le ho cercate in riviste e pubblicazioni varie. Abitando in campagna, andavo per siepi a cercare piante da trasformare in bonsai. Le essenze più comuni erano olmi, per cui ho iniziato con questi alberi il mio percorso da bonsaista. In una delle riviste consultate veniva spiegata la tecnica della capitozzatura degli olmi per farne bonsai stile scopa rovesciata. Il perché di questa tecnica è data dalla capacità degli olmi, dopo la capitozzatura, di vegetare oltre che dal tronco, anche dallo spessore superiore della corteccia in corrispondenza del taglio. Tra le piante raccolte ce n'era una che faceva il mio caso. Così, dopo l'attecchimento, procedetti alla capitozzatura ad un'altezza che ho ritenuto corretta al mio progetto. L'albero reagì molto bene germogliando sia dal tronco che dallo spessore della corteccia in corrispondenza del taglio come desideravo. I germogli nati dal tronco li ho eliminati subito e a maggio-giugno ho fatto una selezione dei germogli che mi interessavano ed erano più adatti al mio progetto. Negli anni successivi, con la tecnica del lascia crescere e poi taglia, ho proseguito alla realizzazione del mio bonsai di olmo a scopa rovesciata. Alcuni anni dopo, visto che la chioma si sviluppava in modo eccellente, decisi di fare la margotta al piede per migliorare l'aspetto del nebari, perché l'originale non mi piaceva. Nelle foto che in seguito vi mostrerò, lo vedremo nei suoi minimi particolari. Ora, alcune nozioni sulla coltivazione. Come substrato, uso una miscela di pomice e acadama in parti uguali. L'olmo ha bisogno di essere rinvasato molto spesso, minimo ogni 2 anni, perché le radici si allungano molto e vanno a riempire il vaso. In primavera faccio un paio di concimazioni con concime organico a lenta cessione, mentre in autunno ne uso uno a base di fosforo e potassio per favorire la lignificazione e preparare l'albero per la stagione invernale. Da quando è nella fase di mantenimento, è sufficiente una sola potatura primaverile. All'arrivo dei primi caldi, fine maggio, primi di giugno, faccio un paio di trattamenti preventivi con acaricida contro le infestazioni del ragnetto rosso. In estate ombreggio al 50%. A fine giugno, primi di luglio, defoglio, anzi, faccio una defogliazione parziale per permettere alla luce di entrare all'interno dell'albero e permettere alle gemme che sono latenti di svilupparsi. E tolgo le foglie più grandi, quelle esterne. Trascorso questo periodo d'autodidatta, ho avuto l'occasione di conoscere delle persone che mi hanno inserito in un piccolo club di bonsaisti, il Jin Bonsai Club di Crocetta, e del quale ora sono il presidente. Successivamente ho avuto modo di conoscere Edoardo Rossi e dal 2007 frequento la sua scuola apprendendo, oltre alle tecniche bonsai, la parte estetico-filosofica che i giapponesi chiamano via. A questo punto possiamo anche vedere la storia del mio albero, dalle foto, dalla sequenza delle foto. Ecco, partiamo dall'inizio. Allora, l'albero l'ho raccolto nel 91.
Questa è la vegetazione di aprile del 93, quando ho fatto la capitozzatura. Vale a dire, ho aspettato 2 anni che attecchisse bene. Dopodiché ho fatto la capitozzatura e questa è la vegetazione, e lui ha vegetato più o meno così. Questo non è l'albero originale, perché l'albero originale, perché non, questa è una foto di un altro albero, perché all'inizio non facevo foto, chiaramente, ero autodidatta e non, allora non si usava. Comunque, questa è la prima foto che è del 2001, vale a dire praticamente 10 anni dopo la raccolta. I rami primari sono già strutturati e la margotta al piede l'ho già fatta. Ora passiamo a una foto del 2005 in autunno. Ci sono già i rami secondari e terziari. Vedete che sono passati 4 anni, non è che i progressi siano stati eccezionali, però per la costruzione di questi alberi ci vuole tanta, tanta pazienza. Qua siamo a febbraio 2006, ho cambiato vaso e fatto la potatura invernale. Si nota, secondo me, una buona strutturazione dei rami. Novembre 2006, anche a questo livello, i colori autunnali sono sempre meravigliosi e affascinanti. Aprile 2007. Il vaso precedente era piccolo per questa fase di coltivazione. E qua è con la vegetazione primaverile. La rete che vedete sopra il vaso è per proteggerlo dall'attacco dei merli. 2008, febbraio. L'albero comincia ad avere una sua fisionomia particolare, mi sembra. Aprile, vegetazione primaverile, sempre del 2008. Siamo in ottobre del 2008, inizio autunno, le foglie ingialliscono e hanno sempre il loro fascino. 2009, vaso più basso e più largo per migliorare il nebari. Frequentando la scuola di Edoardo, mi ha proposto, qua siamo in febbraio 2010, di presentare l'albero alla Sacca Ten di Padova che si sarebbe tenuta a novembre. Abbiamo cercato un vaso adatto e l'abbiamo rinvasato. E questo è il primo passo per la prima esposizione di quest'albero. Aprile 2010, sempre. Vegetazione primaverile prima della potatura. Ottobre 2010, foglie gialle che secondo me sono sempre affascinanti. Ecco qua, novembre 2010, Sacca Ten a Padova, la sua prima apparizione in pubblico. Particolare della ramificazione. Eccoci qua al nebari che ho nominato prima nella relazione. Dalla margotta è uscito questo nebari, ecco. Altro particolare. Gennaio 2011, mostra delle Euganea Bonsai. Aprile 2011, vegetazione primaverile. Ottobre 2011, ha partecipato a Feltre alla mostra L'albero incantato ed ha vinto il primo premio. La prima soddisfazione, ecco, da bonsaista. 2011 novembre. Foto di archivio, ossia foto per l'archivio delle Euganea Bonsai fatto a Padova. Marzo 2012, cambio di vaso perché quello era diventato piccolo e qua è sorto un problema che non si trovava un vaso veramente all'altezza, diciamo così, però era il meno peggio e siamo
E abbiamo continuato con questo vaso per alcuni anni. 2012 aprile, mostra del Gin Bonsai Club, che è il club che adesso presiedo. Settembre 2012, Crespi Cup, amatori a confronto. Ho provato a partecipare a questa mostra, molto importante, però devo dire che l'albero non ha suscitato grande interesse. Oltretutto era stato posizionato in un angolo e con a lato due, da una parte e dall'altra, due bonsai di dimensioni immense, per cui lui è sfuggito allo sguardo degli spettatori o dei visitatori. Maggio 2013, mostra sociale del nostro club, del Gin Bonsai Club. Sempre lo stesso vaso. In giugno invece la Sacca Tenga Fai della Paganella. Novembre 2013, l'amministrazione comunale del comune di Crocetta del Montello, che ci ospita come club e ci dà un supporto non indifferente dandoci la sede, ci ha chiesto di portare qualche nostro albero ad un'esposizione di moda, di abiti da sposa. E mi sembra che la sua bella figura l'abbia fatta, ha abbellito un po' la scena, ecco. Marzo 2014, la mostra delle Uganee Bonsai. Sempre le Uganee. Novembre 2014 alla Sacca Ten di Fiesole. Abbiamo cambiato il vaso per dargli un po' più di importanza, un vaso più scuro, però ha la stessa forma e le stesse dimensioni. Sempre a Fiesole, un particolare della ramificazione. In quel periodo, a dicembre, Edoardo doveva fare una conferenza a Roma all'Orto Botanico, La Natura Svelata, mi sembra, se non sbaglio, e mi ha chiesto se potevo dargli il mio albero perché lo portava come esempio. E io, felicissimo, gliel'ho dato, gliel'ho consegnato. Lui ha cambiato il vaso, aveva un vaso suo, l'ha cambiato di vaso e l'ha portato a questa conferenza. In particolare, sempre di quell'esposizione, ecco come l'ha presentato, mi sembra veramente una bella esposizione. Qua siamo a marzo del 2015. Cambio di vaso, finalmente per me un vaso adeguato. Sempre 2015 ad aprile, alla mostra Bonsai Città di Sacile ha vinto il primo premio. In particolare, qua siamo ad aprile sempre, alla mostra sociale del Gin Bonsai Club. Ecco, vi ho parlato prima della defoliazione parziale. Ecco qua si vede, metà albero con le foglie normali, le foglie grandi esterne, e metà albero defogliato parzialmente. Così la luce entra tra i rami e stimola le gemme interne. Qua siamo a novembre alla Sacca Ten di Roma. Paco, spero che lo ricordi. Maestro Kobayashi, quando ha fatto una lezione sull'esposizione. Qua siamo ad aprile 2017 alla mostra sociale del Gin Bonsai Club.
2017 sempre, vegetazione primaverile, prima della potatura. Vi dicevo che adesso basta una potatura sola, quella primaverile che faccio verso maggio, fine di maggio, e dopo mi vegeta quasi niente. A settembre 2017, e questa volta Crespi mi ha invitato a presentare un mio albero alla Crespi Cup e io l'ho ripresentato l'albero della volta precedente. Questa volta è andata un po' diversamente perché per quantomeno ha avuto la menzione di merito. Qua siamo alla mostra del 30° anniversario delle Uguane a Bonsai, dove c'era il maestro Akiyama. Nel 2018, verso maggio-giugno, ho visto che l'albero era un po' stressato, era in difficoltà. L'ho tolto dal vaso e ne ho messo un vaso più capiente, perché lo vedevo in difficoltà. Lui si è ripreso alla grande, veramente, e così, comunque l'ho cambiato di vaso. L'anno successivo ho trovato un vaso, il marzo, un vaso nuovo, a marzo del 2019, e mi sembra che adesso l'equilibrio pianta-vaso sia notevolmente migliorato. Siamo a ottobre 2019, alla mostra sociale del Gin Bonsai Club. Sempre 2019 a novembre, l'autunno. Gennaio di quest'anno. Primavera 2020, inizio germogliazione, ed autunno 2020, che è la sua colorazione attuale. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Bravo. Adesso, se qualcuno ha qualche domanda, io sono qua per quel poco che posso dare, che posso dire. Non sono un maestro, sono solo uno a cui piacciono gli alberi e piace coltivare i bonsai. Posso dire, Francesco, mi senti? Delizioso. Sì, ti sento benissimo, grazie. Bravo, bravo Francesco. Bravo. Grazie. Sì, bravo, Bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Bravo, bravissimo. complimenti. Grazie. Ottima evoluzione soprattutto. Posso dire una cosa? Se posso dire una cosa, nella costruzione di questi alberi ci vuole un bel po' di pazienza e di costanza, ecco. Però le soddisfazioni che ti danno sono belle toste, ecco. Io posso dire Vedo. Francesco, se vuoi sì. torniamo alla impostazione Ok. iniziale e smetti di condividere lo schermo, se no lo faccio io, così. Perfetto, ecco qua. Chiudo il PowerPoint. Va, faccio io. Ok, Ecco, siamo tornati. No, accendi una luce. Se qualcuno ha delle domande da fare a Francesco, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista stilistico, insomma, delle domande da fare, Francesco credo sia disponibile. E da parte mia, ovviamente, grande, grande ammirazione per questo lavoro straordinario, veramente straordinario. Quello che a me ha sempre impressionato è vedere che alla fine dell'olmo originale che ha raccolto Francesco nei fossi vicino a casa, è rimasto in realtà solo un monconcino perché le radici sono state fatte completamente e
e la chioma è stata rifatta completamente, cioè dell'albero originale in realtà non c'è più niente. E l'effetto invece che si può ben vedere in quest'albero è che dietro questo lavoro mostruoso, tanti anni, come avete sentito, di lavoro, alla fine la mano dell'uomo non si vede. Non si vede l'intervento dell'uomo. E, ragazzi, questo è la grande qualità del bonsai, e che è un qualche cosa che oggi nel mondo del bonsai si fa fatica a vedere, si fa fatica a accettare, quindi è veramente un lavoro straordinario questo di Francesco, che ha veramente tutta la mia ammirazione. Quindi se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa e vuole fare delle domande a Francesco, Francesco è disponibile. Ho un paio di commenti di Monica e di Giorgio Raniero con dei complimenti a Francesco. Tutti i miei complimenti. Grazie a tutti. Io Francesco volevo capire una cosa. E sì. Mi sbaglio o hai detto che la concimazione è due volte a primavera e basta? Sì, più o meno. Parlo di adesso, Io parlo di adesso perché quando era in evoluzione, ossia all'inizio lo pompavo parecchio, perché per creare quei rami là ci ho impiegato 10 anni, se vi ricordate, dal 2001 della raccolta, 2003 la capitolzatura, la prima foto è del 93, del 2005, sono 10-12 anni e vedi che i rami sono già grossi. Per arrivare a quel livello là, li lasciavo crescere anche 50, 70, 80 centimetri e poi... Ok. Perché sennò, sempre in vaso però, perché se qualcuno vorrebbe provare, lo metto per terra, così cresce di più, faccio più in fretta, no? Perché non controlli lo spessore dei rami, ti cresce troppo e quindi ti scappa via. Bisogna sempre bilanciare la concimazione, le dimensioni del vaso e le concimazioni, chiaramente. Ok, e scusami Francesco, tu hai detto che a un certo punto l'hai visto in crisi e quindi l'hai messo su un vaso più grande. Più capente, sì. Ma non ti è partito troppo? No, assolutamente, no. Perché lui si è ripreso solo, lui era in crisi perché era sul vaso troppo piccolo e quindi sentiva troppo, secondo me, l'ambiente esterno, e forse aveva già riempito il vaso di radici, per cui lui aveva bisogno di spazio, ecco. Lui si è ripreso e basta, non è partito. Ok, grazie, complimenti, è bellissimo. Grazie. Scusa Silvia, Pina Sorrentino ha scritto un messaggio, se la fai rientrare. L'ho fatto entrare adesso. Ok, grazie. Purtroppo mentre state facendo, vengono fatte queste presentazioni, io non riesco a vedere sullo schermo chi è in attesa. Vi chiedo gentilmente di comunicarmelo su WhatsApp, perché questa è WhatsApp è sempre aperto, quindi se avete dei problemi. Silvia, quando ci sono Paolo. Francesco, volevo chiederti. Sì. Paco mi ha scritto. Il taglio che avevi fatto all'inizio era un taglio orizzontale o quello V? No, orizzontale. Orizzontale. Avevi fatto questa scelta per un motivo? Guarda, dall'inesperienza, era il secondo anno che facevo bonsai, quindi era all'inizio, okay. E ho tagliato orizzontalmente. E la vegetazione fu uniforme? Anche perché in quella rivista che avevo letto, mi ricordo, ci insegnavano a tagliare taglio orizzontale. Ecco. Dopo ho visto che tanti lo fanno a V, tanti lo fanno, però non... io l'ho fatto orizzontale. Bello, dopo, comunque. Dopo ho fatto un incavo comunque che pian piano si è chiuso. Si è voluto qualche anno per chiuderlo. Avevi fatto un incavo? No, si è fatto da solo. I rami crescendo sul bordo, sullo spessore della corteccia, è chiaro, loro erano un po' all'interno, non c'erano rami e non ci sono neanche adesso, perché ne ho preso per fare l'apice, diciamo così, la parte centrale, ho preso un ramo che parte
partiva sempre dalla corteccia e l'ho indirizzato verso l'interno e verso l'alto. Ok, complimenti, molto bello. Grazie, grazie. Ciao Francesco, sono Melanie. Ciao. Mi vedi? Ah, ciao Melanie, ciao. Ciao. Sai che io amo il tuo albero, ho sempre amato, è uno dei miei preferiti. Sì. Abbiamo messo nella rivista svizzera, per cui sì. È uno dei miei preferiti. Però quello che a me mi piacerebbe sapere, una delle prime foto che hai fatto vedere era di un albero che stai costruendo adesso, immagino, che fai le piccole... Sì. Piccole germogliazioni. Sì. Quando è che hai scelto quali rami tenere e quali no? È verso fine di maggio. No, ma nel senso erano grandi così? Sì, o le hai fatto scappare? No, erano dunque avevano circa sui 15-20 centimetri. Ah, ok. Quelli più lunghi. Ok. E ce n'erano di più lunghi e di più corti. I più piccoli, chiaramente ne ho tenuti di quelli più lunghi e anche di quelli più corti, perché non devono essere tutti uguali, sì, almeno dal mio punto di vista. E quando li hai tenuti la tua scelta di rami, li hai messo allora, un filo? Quelli sono, li ho lasciati crescere il primo anno, li ho fatti andare per quasi un metro di altezza. Ok. Non erano tanto, tanto grossi, perché non erano in spessore, non sono cresciuti tanto, però in lunghezza sì. Ok. E non gli hai messo filo? No, all'inizio li ho lasciati così, all'inizio. Ossia, gli ho messo il filo perché un colpo di vento li ho protetti, ecco, li ho tenuti su, li ho supportati, perché se no è facile, perché sono attaccati appena appena... con lo sputo, diciamo noi, perché se no possono un colpo di vento, un uccellino, un gatto, tanto visto che ci sono i gatti in giro, lo spezzano subito, quindi l'avevo protetto un po'. Poi ho fatto un po' di notizie qua, come faccio di solito, tu dici, hai detto all'inizio che lo rinvasavi ogni 2 anni. Sì, sono costretto a rinvasarlo perché mi riempie il vaso, le radici, siccome negli olmi ho notato, e ormai un po' di esperienza ce l'ho, crescono molto in lunghezza e cominciano a girare attorno al vaso. Mm-hmm. E quindi ti riempiono il vaso, ecco perché quell'anno là avevo ritardato un po' il rinvaso, che lui è andato sotto stress, che l'ho messo sul vaso più grande, perché le radici avevano riempito il vaso, non c'era più terra, e quindi lui non aveva più modo di svilupparsi, secondo la mia esperienza, ecco. Basta, sono le... Bene. Le due domande che avevo. Bellissimo comunque. Beh, un salutone, Melanie. Grazie. Ciao. Bene, se c'è qualcun altro che ha qualche Donato anche era scappato, se c'è qualcun altro che ha qualche domanda da fare, volentieri siamo qua, e se no anch'io sono qua. Francesco è disponibilissimo a fare appunto domande. Volevo chiederti, Francesco, ciao, rinnovandoti i complimenti, da che momento hai iniziato a eseguire la defogliazione di cui parlavi? Più o meno. Attorno al 2010, dai. Quando hai cominciato ad esporlo, perché prima era in crescita, per cui lo lasciavo andare, ossia lui cresceva molto di più perché lo concimavo molto di più, e dopo che ho cominciato a concimarlo meno, tenerlo un po' più a stecchetto, ecco, perché non pesca molto. Tant'è vero che adesso, come ho detto prima, con la vegetazione primaverile io lo lascio crescere un po', dopo verso maggio, metà maggio, così, faccio la potatura di rientro e basta, lui non vegeta più praticamente. Sì, qualche getto di un centimetro, ma non tutti i rami.
E allora, defogliandolo, le gemme che sono un po' interne, vedo che si sviluppano un po', magari un millimetro, ma si sviluppano. Così, durante l'inverno, quando faccio la potatura invernale, posso tagliare la punta del ramo che è un po' ingrossata, riparto con gemme che sono indietro, e quindi ho sempre la ramificazione sottile verso l'esterno. Certo, grazie. No, prego. Francesco, ciao, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Ciao. Avevo io una curiosità. Tu hai fatto vedere gli effetti della margotta, sì, che è venuta bellissima. Sì. Quando l'hai fatta? In che anno? Come è andata? Raccontaci qualcosa della margotta. L'ho fatta, adesso l'anno preciso non mi ricordo, quattro anni dopo la capitozzatura, quindi aveva una bella vegetazione sulla chioma, diciamo così, e quindi vedevo proprio i nebari che avevo raccolto, non era, siccome io il mio di solito hanno due o tre radici molto lunghe e grosse solo, e non mi piaceva chiaramente, e ho fatto la margotta. Sarà stato, aspetta, ti dico io forse... penso nel 98, penso. 98, no, comunque un paio di anni dopo che avevano cominciato a sparare bene i rami. Sì, anche tre anni. Ecco. Sì, in maniera che aiutasse il tutto. Certamente, perché se hai una bella vegetazione sulla chioma, è costretto a fare tante radici, no? Se invece ha dei rametti sottili, no, non hanno forza, diciamo così. Sempre per il solito circolo della linfa, ecco. Certo. Ecco, grazie. No, prego. Ciao Carlo. Ciao, ci vediamo, ciao. Bene. Va bene. C'è qualche altra domanda per Francesco, se no passiamo oltre. Oltre Edoardo, non vorrei dire. Sì, infatti. Devo fare io una presentazione, faccio io una presentazione più che volentieri. Ci sono alcune ancora, bravo. Antonio dice complimenti, Francesco. Massimo dice quando volete faccio una lezione sui vasi. Allora Massimo, stiamo appunto verificando la possibilità, ma ormai direi che è molto molto... probabile, anzi io direi sicuro, che questa cosa che sta funzionando bene, stasera siamo 50 persone, quindi insomma è veramente un grande successo questa cosa, e quindi sicuramente Massimo faremo delle ulteriori lezioni e ci sentiamo, magari ci scriviamo, ci telefoniamo e organizziamo la cosa, anche perché è molto interessante una lezione sui vasi. Sarebbe veramente molto, molto, molto bella. Certo, quando volete. Grazie Massimo. Se posso, ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno fatto i complimenti. Grazie a tutti e spero che... io non sono un grande parlatore, chiaramente, avrete notato questo, però ho cercato di fare del mio meglio, ecco. Grazie a tutti per la pazienza. Grazie a te per la spiegazione invece. Grande Francesco, benissimo, è andata benissimo, di lusso. Disattivo il video mio? Sì, ma adesso fai te Silvia. Dammi mica, fa solo. Dai. È una cosa fantastica. Allora, questa sera la seconda parte la faccio io. È stata molto bella questa cosa di Francesco, veramente molto interessante, sempre emozionante vedere quest'albero, perché ha veramente una qualità altissima e una storia molto bella. Allora, vi chiedo ancora di togliere per tutti la telecamera, cioè il video, nascondere video e nascondere anche il proprio microfono, e inizio io con la mia presentazione. C'era anche Nadia che cercava di entrare.
un attimo solo che c'era Nadia. Mi pareva che ci fosse Nadia, scusate un attimo, eccolo là, Nadia. Ok. 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 Presentazione. Sì, là. Ok. Devo condividere. Un attimo che stiamo cercando di condividere. Sono l'ospite, ci siamo. Ok, io sarei pronto, se tutti vedono bene l'immagine, datemi un cenno. Sì, a posto. Vedete tutti? Vede. Super. Sì. Allora, io vedo benissimo. Ottimo. Allora, questa sera, siccome sapevo che ci sarebbe stata una bellissima... lezione, incontro con Francesco e che avrebbe trattato in maniera molto esauriente l'aspetto tecnico della coltivazione delle caducifoglie, dell'olmo. Tante cose che Francesco ha spiegato sugli olmi probabilmente si possono anche utilizzare per la maggior parte delle caducifoglie, no? E allora ho pensato di fare una cosa diversa, un po' divertente, insomma, ecco. E questa stagione è una stagione magnifica, è una stagione veramente magnifica. L'autunno è veramente la stagione forse più apprezzata in Giappone, ma anche per noi è una bellissima stagione. E quindi ho pensato di parlare dell'autunno, ma di parlare dell'autunno all'interno del Tokoroma, cioè l'esposizione autunnale, appunto. Allora, questi sono dei colori di un acero preso da controluce, insomma, una foto così, tanto per. E inizio facendo così delle considerazioni, no? E la domanda che io penso che ognuno di noi dovrebbe ogni tanto farsi e rifarsi è questa: ma perché coltiviamo il bonsai? Delle volte penso che io vedo qualcuno che ogni tanto perde un po' la strada maestra e si avventura in situazioni un po' particolari. Però ognuno poi alla fine fa quello che crede, giustamente, no? E per me ci sono tantissime motivazioni e quando parlo con le persone, con gli allievi, sento dire delle cose molto belle, molto interessanti e molto personali. Per me i motivi sono diversi, ma tra questi... penso che coltivare il bonsai sia prendersi cura di un albero e quindi questo significa avere una stretta relazione con la natura. Coltivare un bonsai significa avere stretta relazione con la natura, capire la natura, imparare dalla natura. Questa è la prima considerazione. La seconda, che mi piace molto, ma veramente tanto, è avere una relazione con persone che condividono il tuo modo di sentire. Non sempre si può essere d'accordo, possiamo avere anche delle differenze, no? Per carità, anzi, questo è un bene, no? Ma il modo di sentire le cose, secondo me, è molto comune. Quindi condividere con le persone, questo significa costruire una bella relazione. Ma la cosa che mi piace veramente tanto è quella di godere quotidianamente della bellezza. Cioè ogni giorno io ho la fortuna di avere un giardino e quando mi alzo al mattino la prima cosa che mi viene voglia di fare è uscire in giardino, andare a guardare i miei alberi e questo mi dà tanta, tanta serenità. E quando guardo gli alberi, quando guardo queste cose, capisco che la bellezza è una cosa importante. Viviamo in un momento terribile e viviamo in un mondo che non è facile
e qualcuno ha detto che la bellezza salverà il mondo. Io non so se questo sarà possibile, però se non altro ci dà sollievo. Ecco, questo sì, la bellezza mi dà sollievo. Questo è un acero in un piedistallo che sta nel mio giardino. In questi giorni ormai le foglie cominciano quasi a cadere, un po' le ho tolte perché c'è stata una pioggia l'altro giorno che le ha un po' rovinate, ma ci sta, la bellezza è anche questa. E quando si guarda un albero in giardino proviamo sempre grandi soddisfazioni, ma anche nel coltivare i nostri alberi. Ma quando riusciamo a portarli in casa, a isolarli dal contesto del giardino o del terrazzo, allora gli alberi acquistano tutta la forza e la dignità di un bonsai. Ecco, questo è secondo me un passaggio sul quale io mi sento di essere abbastanza sereno, tranquillo. Cioè, quando lo portiamo dentro e quando ce lo guardiamo isolato, allora diventa veramente un bonsai. Ecco, lo stesso albero, preso nello stesso momento e messo nel tokonoma. E voi capite che l'effetto è totalmente diverso, totalmente diverso. E qua vi farei vedere un oxamono, un astris, e un astri, cioè un quelli si chiamano settembrini, ecco, per capirci. La bellezza di questo xamonò sta nella sua fioritura e una cosa molto molto semplice può diventare un elemento di grandissima bellezza. La calligrafia è del maestro Norio Nagayama e significa alba. E questo allestimento è quanto di più semplice si possa immaginare ed è l'inizio dell'autunno, settembre. Cominciamo a vedere le prime fioriture e vedere questi spettacolari xamonò, che secondo me in autunno sono veramente, veramente molto, molto belli. Io direi che, siccome ci sono tante immagini, se qualcuno ha già delle domande da fare o ha delle curiosità, volta per volta le potete fare. Poi, se non arriviamo in fondo, se ci stanchiamo, possiamo sempre interrompere, non è un problema questo. Io intanto vado avanti. Edo, una domanda. L'aster che hai fatto appena vedere è stato coltivato non in quel vaso, immagino. Mai. Io faccio sempre così con xamonò e anche con alcuni bonsai. Per me i vasi sono preziosi sotto tutti i punti di vista, principalmente per il fatto che, al di là del costo, questo è un vaso che a me piace particolarmente, non è un vaso costoso, ma è un vaso che mi piace molto. Nel coltivare in giardino è molto frequente, è possibile, talvolta succede, che i vasi vanno rovinati. Immaginate un brutto colpo di vento con una pianta così alta e il vaso cade. E se cade il vaso è un disastro, molto spesso si rompe. E al di là del costo, che comunque è un elemento importante, ritrovare un vaso come questo è praticamente, se non impossibile, difficile, insomma, ecco. E quindi che cosa faccio? Ho il mio vaso, ho più vasi per xamonò, li coltivo su dei vasi molto più semplici, vasi, della stessa dimensione, eccetera, ma vasi non certo così costosi, e poi nel momento dell'esposizione li tolgo da quel vaso, lo metto in questo, e questa pratica non comporta nessun tipo di problema da un punto di vista della salute della pianta, è un togli e metti, insomma, quindi nessun problema. Ecco, quindi così.
Vado avanti. Questo è il primo acero che cambia colore, è normalmente, almeno in giardino da me, il burgeriano. Ricordiamo che i burgeriani sono alberi di pianura e quindi sentono probabilmente prima il freddo dei palmati, che sono alberi di montagna, quindi sono più abituati ad una condizione di temperature molto più basse, insomma, ecco. E quindi questo è il primo, è la prima colorazione degli aceri che vedo in giardino. Sul kakejiku c'è una, il kakejiku è carino, mi piace molto anche per la dimensione, il colore raffinato, semplice, e c'è una ci sono delle parole interessanti, perché dice vento fresco, questo kanji è vento fresco rugiada sul bambù. E vento fresco, la parola vento è sinonimo di autunno in Giappone. Molto spesso quando si dice vento si intende autunno, proprio perché in Giappone in autunno l'autunno è molto ventoso, insomma, ecco. Ma vado avanti. Se avete domande, io sono qua. E questo è anche un albero particolarmente interessante per me, è un pero. Purtroppo fa grande fatica a fiorire e quindi non ho ancora i frutti, ma io spero, è un pero selvatico ovviamente, spero che quanto prima si riesca a fare qualche fiore in più e che ci sia un'impollinazione per avere i frutti. Ciò nonostante non ha i frutti, ma in autunno ha questa colorazione fantastica e ricorda veramente i vecchi peri in montagna, insomma, queste vecchie piante che noi possiamo trovare di pero selvatico, ed è molto, dà una bella sensazione, la colorazione, insomma, a me ricorda molto il paesaggio di montagna in autunno. Sul kakejiku c'è uno shikishi, una calligrafia del maestro Nagayama, che vuol dire... Significa nuvole basse, e in basso due tempai, che sono due uccellini, insomma, sono due quaglie di montagna, ma insomma, così. Un olmo campestre, vedete, molto bella il paragone tra l'olmo magnifico di Francesco di prima, e invece quest'olmo nella sua veste autunnale. Il portamento di quest'olmo è proprio tipico dei vecchi olmi campestri, che purtroppo non ci sono quasi più, non esistono più in natura, perché una malattia terribile, la graffiosi, li ha decimati. Esistono ancora raramente degli alberi con un'età però non troppo avanzata, parliamo di alberi di una cinquantina d'anni probabilmente, alberi molto molto vecchi di olmo, che sappia io ce ne sono veramente pochi, o quasi, sono quasi tutti morti dovuti a questa malattia, la grafiosi. Detto questo portamento è abbastanza tipico proprio dell'essenza, hanno questa forma gli olmi campestri. Sul kakejiku c'è una poesia che parla della luna e si vede la luna, e in basso un'erbetta, un allestimento molto, molto semplice. Mi piace molto questo vaso, è un vaso vecchio giapponese con una buona patina, e la storia di questo vaso è che ho dovuto comprare l'albero per potermi perché mi piaceva così tanto il vaso che ho comprato questo albero, perché c'era il vaso. E però questo albero, che era un acero palmato, l'ho praticamente smontato completamente e rifatto tutto, un po' quello che ha fatto Francesco, insomma, dal piede ai rami ho innestato tutto, sta diventando molto bello, è stato anche quello un bel percorso. Oh, qua vediamo un'altra cosa interessante, in autunno si possono anche esporre i pini,
Però per aiutare questo pino, che è di dimensioni piuttosto contenute, si dice, no, una pianta di circa 40-50 centimetri, chuhin o qualcosa del genere, una pianta di medie dimensioni, per aiutarlo a esprimersi bene, sia dal punto di vista dell'utilizzo dello spazio del toconoma, ho utilizzato un olmo campestre nella sua veste autunnale, quindi l'insieme, la composizione è ben bilanciata anche nella stagione, ben bilanciata secondo me anche nello spazio, l'albero di montagna, l'albero di pianura, l'erbetta sotto, ci sono degli equilibri abbastanza buoni. Se potessi cambiare qualcosa, cambierei il tavolino, che è leggermente grande e un po' basso, ma lo sta costruendo Roberto, tra l'altro, questo tavolo, e quindi lo stava costruendo appena Roberto si rimetterà in piedi, perché in questo momento è a letto con qualche problema. Appena sarà possibile finirà il mio tavolo, ma è l'ultimo dei problemi questo, insomma, ecco. Se avete sempre delle domande sono qua, altrimenti io vado avanti. Ecco, questo è lo Shohin di Olmo Campestre, in un piccolissimo allestimento con un uccellino sotto, insomma. Non c'era bisogno di aggiungere un'erba qua, c'è già tanta natura, insomma, tanta flora, tante foglie, tanto colore, e quindi ho preferito non mettere un'erbetta, mettere un piccolo tempai. Scusa Edo, il tavolino di prima che te parlavi, quello del pino o quello del pino. Ah, del pino. Sì. Preferirei un po' più alto e un po' più stretto. Lo sta facendo Roberto, lo farà Roberto, insomma. Ecco. Ok, qua volevo farvi vedere un albero al quale sono molto affezionato, una mia quercia che ho raccolto veramente tanti anni fa, che sta diventando particolarmente bella, secondo me. E qua la vedete in un allestimento dell'anno scorso, non di questo autunno, cioè non del, scusate, de, sì, di questo autunno, ma dell'autunno del 2019. Ok? E vedete che è in un vaso azzurro. Questo vaso a me piace tanto, un vaso che proprio mi piace veramente tanto, e secondo me è un vaso giusto, molto bello per questa quercia. Però è un vaso che ha una colorazione molto fredda e secondo me si adatta meglio a una esposizione invernale più che autunnale. Infatti adesso ho messo la mia quercia, questa è la fotografia di questa mattina. Le colorazioni non sono ancora perfette, un po' ancora delle foglie un po' verdi, ma funziona. È stata messa in un vaso che nell'immagine risulta un po' troppo lucido, ma è solo una questione della foto, insomma, ecco. Non è per niente lucido, un bellissimo vaso vecchio giapponese di ottima fattura, e questo colore secondo me è più adatto a un'esposizione autunnale, perché si adatta meglio secondo me ai colori dell'autunno. Sul Kakejiku c'è la luna, perché come dice il maestro Kobayashi, la luna va sempre bene ed è un bel tema. E in basso a sinistra vedete ancora un tempai con una casa tradizionale giapponese, ma insomma una casetta. E la cosa bella che mi è stata detta un paio d'anni fa da una mia allieva, guardando questo allestimento, io gli ho chiesto che sensazioni avete. E lei mi ha detto, ho la sensazione di calore, è come se dal camino della casetta uscisse il fumo della stufa. E per me è stata una bella emozione che mi piace condividere con voi e ricordare. Insomma. Maestro Rossi, sì. Miri, tua figlia, è indietro, tale, senti. Ah, Mauro, chiudi il microfono perché si sente che parli. E pensavo volessi fare una domanda. Ok, scusa, non... Edo, sono Fausto, se volevo fare una domanda io. Vai, io Fausto. non vedo la base del toconoma, cioè la casetta, vedo solo l'estremità del tetto.
non so se dipende da me o... Non vedi? La base del tachonoma, il piano. Dipende da te, perché penso che gli altri lo vedano tutti, no? Sì, dipende. Sì. Non capisco. Penso che hai tagliato forse la foto, in l'immagine, non lo so. Vabbè, niente, dai. No, non vedo. C'è la barra degli strumenti che nasconde la parte in basso. La barra degli strumenti di Zoom nasconde... Prova a spostare, Fausto. Doppio clic sull'immagine, doppio tap sull'immagine. Allora, ricordo che tutte queste cose che stiamo facendo... Si riduce l'immagine a dimensione a pieno schermo facendo il doppio tap sull'immagine. Sì, però mi rimane sempre la barra uguale sotto. Prova a spostare la freccia. Barra di zoom. La freccia, devi spostare la freccia. Prova a spostare la freccia verso l'alto. La freccia di cosa, scusate? Del mouse. No, non mi funziona. Oh, mi dispiace. Va bene, dai, vai avanti, vai, non importa. Ok, scusate. Tanto si vede uguale. Ti ricordo che tutte queste conferenze vengono registrate, per cui al limite si possono rivedere anche quando saranno disponibili su YouTube, eh? Sì, sì, d'accordo, va bene, grazie. Vai. Allora, questo è anche un allestimento particolarmente interessante e mi piace molto, come sapete, ho una grande passione per gli xamonò. Sono delle composizioni di arbusti, di erbe, e in questo caso questa è una pianta di aronia arbustifolia, e sotto ci sono delle altre erbe perché tendenzialmente si alza molto e si spoglia all'interno. Sotto ci sono degli epimedium che hanno in questo momento una colorazione particolarmente bella autunnale. Mi piace questa idea e quello che ho voluto rappresentare è ancora un paesaggio, no? E in questo paesaggio, sotto a questa pianta che ha questi frutti che sono commestibili, ci sono dei conigli che evidentemente apprezzano il frutto. Edoardo, sì? Perdona l'interruzione, sì? Per Fausto, se lui clicca su vista e poi sceglie fianco a fianco oratore, si vede tutto. Fine comunicazione di servizio. Grazie Daniela. Perché si perde qualcosa se non si vedono gli oggetti, si perde qualcosa della bellezza completa. Hai ragione. Grazie, grazie. Funziona, funziona. Okay. Perfetto. Benissimo, grazie tante. Grazie Daniela. Ecco, quindi un allestimento questo con uno xamonò molto, molto semplice, molto senza grandi pretese, ma secondo me di grande effetto magico, no? Questi piccoli frutti che piegano i rami, il peso, e è un bel racconto, insomma, no? Molto semplice, che non necessita di grandi spiegazioni, è già tutto così, molto chiaro. E questo è uno scotano, un altro albero mio. Quest'anno non è onestamente in splendida forma, i colori non sono stati così belli quest'anno e delle volte non c'è veramente un perché, però comunque sempre per me, insomma, è sempre un albero che rappresenta molto bene la stagione. E nell'allestimento ho utilizzato un kakejiku con un colore molto autunnale, con una calligrafia di Norio Nagayama, che vuol dire vento, e il vento che spazza le foglie, il malvento appunto che ricorda questa cosa, no? Che le foglie sono lì, ormai pronte a cadere, e in basso ci sono delle anatre, anche queste pronte a partire per un viaggio, no? Lungo. E qua mi sono permesso di fare una foto con qualcosa che non è proprio il mio mondo, ma è un mondo che frequento, insomma, ecco, che è il mondo dei suiseki.
una figura. E questo allestimento è un allestimento autunnale sul Kakejiku. C'è una parte di una poesia antica cinese che dice: mentre raccolgo i fiori di crisantemo, e la cosa interessante è che nel Kakejiku c'è la rappresentazione, cioè sono stati dipinti i fiori di crisantemo, che sono questi, e dice: mentre raccolgo i fiori di crisantemo, vedo in lontananza la montagna sacra. Questo è il tema del Kakejiku. Quindi ancora qualche cosa che ha a che vedere, insomma, con l'uomo, la donna, secondo me è una donna, che raccoglie dei fiori di crisantemo e in lontananza c'è questa presenza importante della montagna. Un allestimento autunnale con un suiseki. Qua io non vedo niente, io vedo solo te, Edoardo, ma tutti quanti vedete le diapositive? Sì, tutti le vedono. Vabbè, sei bello lo stesso, ma insomma non vedo gli allestimenti. Non ma è un peccato, però è strano, no? Non lo so come mai. Prova a cambiare le impostazioni di vista, del menu vista. In alto. In alto a destra c'è scritto vista. E ci sono delle opzioni. Cambia video, dovresti pigiare su scambia video e schermo condiviso. Prova. Ci sei, Luciana? Ci sono, ma non... Adesso l'ho perso, si è fatto piccolo. Ah, opzioni. Vabbè, non fa niente, dai. No, ma prova sopra, è facile, sai, sopra in alto a destra dovrebbe esserci proprio la possibilità di cambiare la foto. Ah, ecco, lo vedo. Bon. L'ho visto, grazie. Prego, ti sei perso un po' le altre, dopo ti faccio... Non fa niente. Rimani dopo alla fine in contatto che ti faccio vedere, poi comunque lo vedi su YouTube. Ok, quindi un allestimento autunnale con un suiseki. E l'elemento autunno qua è determinato proprio dal Kakejiku. E non ho voluto mettere un'erba perché c'è già il fiore del crisantemo nel Kakejiku, sia nominato che rappresentato, quindi mi sembrava un po' eccessivo aggiungere qualcosa e trovo che sia sufficiente così. Qua siamo arrivati agli aceri, sì, questo è il momento proprio, questo è uno Yama Momiji, cioè l'acero selvatico, quello che si trova in montagna, no? Yama, montagna, Momiji, acero, quindi l'acero di montagna e la sua colorazione, insomma questo è il suo momento, è un albero che non necessita di nessuna spiegazione, insomma, è un bel momento. In basso ho messo un tempai di legno, anche questo la sensazione è del caldo, un elemento caldo, legno, no? Ed è un viandante, questo è un regalo prezioso che mi ha fatto il maestro Kobayashi e quindi insomma sono sempre cose che utilizzo con grande attenzione. Insomma. Quello che volevo farvi notare è che questo albero è un po' grande per questo tokonoma, cioè lo riempie un po' troppo, cioè crea una zona di pieno molto importante. E allora ho cercato di risolvere questo problema in questo modo. Ho immaginato di allestire il tokonoma utilizzando anche lo spazio a lato del tokobashira. Tokobashira è questo palo che vedete qui, o trave, insomma un palo che determina lo spazio tra la finestra e appunto il palo Tokobashira, ma c'è un altro spazio che è tra il Tokobashira e il muro e che comprende questo, definiamolo scaffale, in giapponese Jibukuro, e che può essere utilizzato se serve, se è utile. E in questo caso mi pare che l'utilizzo di questo spazio, nel quale ho messo una montagna, un suiseki che rappresenta la montagna, una montagna in lontananza, è un buon allestimento. E perché l'albero
risulta essere più in equilibrio con la dimensione. Vi rifaccio vedere quello di prima, in modo da farvi vedere un po' la differenza. Mi pare che in questo modo ci sia un maggiore equilibrio, sia tutto più equilibrato. In realtà non ho toccato l'allestimento, ho solo aggiunto la pietra sui secchi nel Jibukuro e in questo modo ho allargato lo spazio. Mi pare che funzioni meglio. Questa è un'ortensia quercifoglia, più volte l'ho anche presentata alle mostre, e questo momento secondo me è proprio il più bello. Nella parte superiore, dove in qualche modo arriva la rugiada del mattino, la rugiada fredda, vento freddo, no? Rugiada, l'autunno, le colorazioni delle foglie sono molto belle, sono già colorate, mentre nella parte inferiore è ancora verde e si possono vedere ancora i fiori che ormai si sono seccati. Questa per me è una pianta che consiglio a tutti di coltivare, perché è una pianta tutto sommato abbastanza facile e dà queste emozioni bellissime. Anche qua però è una pianta molto ingombrante, ha bisogno di spazio, e allora anche in questo caso ho utilizzato lo spazio esterno a destra, quello del Jibukuro, e ho messo questo Kakejiku, che è un bel Kakejiku che arriva dal giardino del maestro Kobayashi, e l'ho acquistato lì quando sono stato da lui per lavorare sul libro, ed è un Kakejiku all'interno del quale c'è la rappresentazione di una poesia di Basho, che dice: se usi parole cattive ti si seccano le labbra, vento d'autunno. E quindi insomma è una cosa particolarmente interessante. E a destra ho utilizzato un elemento che in qualche modo ci riporta alla vita familiare. Stiamo parlando dell'attenzione che si deve avere quando si parla tra persone, e quindi un colloquio, un momento. E allora ho messo questo incensiere, una cosa che appartiene insomma alla vita di famiglia. Questa è l'ultima immagine della serata. È una piccola erba, questa è una varietà di bambù. Questa è una piantina che mi ha regalato Lorenzo tanti anni fa, un pezzetto, e sta diventando veramente carina. E all'interno di questa erba è nata un'altra erba, tutta una serie di erbe, e questo mi piace molto, insomma, ecco, questa natura che si ricompone all'interno di un vaso. Così, e chiudo qua. E la chiusura, ovviamente, prendetela in maniera assolutamente divertente e con lo spirito giusto, perché è un piccolo scherzo quello che voglio farvi. Questo Kakejiku l'ho comprato l'anno scorso, a novembre siamo stati in Giappone e ho trovato questo Kakejiku, e non riuscivo a capire che cosa significava. Cioè, ho cercato il professor Tollini perché riuscisse a tradurlo, ma il professore non c'era. Allora ho detto, boh, lo prendo o non lo prendo? Mi piace, lo compro, senza sapere che cosa c'era scritto. Per fortuna, c'è scritta una cosa molto bella che io condivido assolutamente. Il Kakejiku dice: non mi occupo di perfezione, ma nemmeno di sciocchezze. E lo trovo una roba divertente e spiritosa, prendetela assolutamente con questo spirito. Grazie a tutti per l'attenzione. Quindi se volete ritornare nella condivisione delle vostre video, e se avete delle domande da fare, io sono qua per rispondere, se posso rispondere, ecco, sono qua, insomma, se avete qualche domanda, qualche curiosità. Innanzitutto grazie.
Grazie, grazie, grazie. Prego, prego, prego. Per prima cosa. Edo, volevo chiederti una cosa. Bellissimi i tuoi calzari sull'autunno. Allora, chiaramente l'autunno c'è questo discorso del colore, il rosso, la fiamma, il fuoco, no? Però a parte il colore, per te che cosa sono, che cosa è veramente importante nelle sensazioni delle esposizioni autunnali? Secondo me ogni albero ha una sua, io potrei definirla, adesso faccio sempre fatica a utilizzare delle parole complicate, ma ogni albero ha la sua anima. La parola anima è complicata forse, ma forse riesce a spiegare un po' quello che voglio dire. Cioè ogni albero è diverso, ogni albero in qualche modo mi trasmette delle emozioni diverse. La stagione è importante, ma per esempio quell'esposizione con le bacche, no, dell'Aronia, per esempio, è così semplice, così possiamo, sì, naturale ci sta, ma secondo me è spontanea. È una cosa come se io uscissi oggi in giardino o nel bosco e potessi assistere a quella scena, cioè alla scena di vedere due animaletti, due conigli in questo caso, che sono lì a mangiarsi il frutto, no? Questo elemento, secondo me, è l'elemento più importante, cioè l'emozione. Se c'è troppa riflessione, se c'è troppa testa su questo, non funziona. Questo tema, Massimo, è un tema molto interessante, ma anche molto complicato in un certo senso. E mi verrebbe da citare, per esempio, una frase molto bella che dice... che è di un grande poeta del 1200 giapponese, Fujiwara no Teika, che dice una poesia, adesso le parole non le ricordo precise, ma insomma in poche parole dice: è meglio avere una poesia che usa parole sbagliate, ma che... Lui dice rozze, cioè parole rozze, sì, si potrebbe tradurre così, che però trasmette emozione, cioè quindi la spontaneità. Ecco, secondo me la poesia giapponese è questo, cioè osservare una cosa, un momento, e tradurlo con parole semplici, non troppo complesse. Quello che io... Molto difficile. Però quello che io vedo negli allestimenti molto spesso... è che le persone che si cimentano e cercano di fare queste cose hanno bisogno di spiegare che cosa hanno fatto. Perché sono cose complesse, sono cose molto, diciamo, articolate, no? E nella poesia giapponese non c'è questa complessità. È tutto molto, in un certo senso, più semplice. Qua anche... il professor Tolini ha fatto una grande cosa sulla poesia, dove parla della poesia, e dice che la poesia deve essere appunto genuina, spontanea, naturale, non può esserci troppa complessità. Quindi è un discorso un po' complesso, adesso io mi sto anche allargando. Però ogni allestimento, ogni kazari, anche se è nello stesso periodo, rappresenta un mondo completamente diverso, no? L'uccellino pronto a partire per l'autunno, la luna con questo mi piace molto, no? La notte, gli alberi di notte, l'autunno comincia a far freddo e la casa con il camino che riscalda la casa e le persone. Ecco, questo mi piace molto, no? Che poi sì. Che poi se pensiamo anche nell'altra rappresentazione, quella del Keido, no? Keido vuol dire proprio via del paesaggio, cioè la costruzione del paesaggio è la via. Ed è interessante questo. Grazie. Grazie a te.
Edo, posso? Eccomi qua, vai Michele. Ho visto che hai usato nei tuoi bellissimi allestimenti tempai, quasi sì. mai piante di compagnia. Sì. Scelta personale o perché il colore e la stagionalità è già dato dalla pianta? Sì. Sì, è una scelta ovviamente personale, ce n'era qualcosina, ma è una scelta personale, ma credo che in questa stagione la presenza di grandi colorazioni delle foglie rappresentino perfettamente la stagionalità, non c'è bisogno di aggiungere ancora stagionalità. E le foglie colorate hanno, sono abbastanza presenti, insomma, quindi non mi piace, non sento la necessità di aggiungere un altro elemento che possa in qualche modo confermare o affermare ancora questa idea del, diciamo, della flora, dell'elemento verde, insomma, ecco. Grazie. Grazie a te. Qualche altra domanda? Considerazione? Ciao Edo. Ciao Melanie. Bentornata intanto. Sì. La mia webmaster. Vediamo. No, io volevo sapere appunto, avevo visto tanti uccelli, le anatre, cosa hai messo? Anche dei passeri, se mi sbaglio, sì, c'era. Sì, sì. Tutte cose così, non hai utilizzato, cioè io quando penso all'autunno da me, mi viene sempre in mente la volpe. Ah. E però non so se la volpe forse è un animale, un tempai che si potrebbe mettere con un allestimento autunnale. Certo. Sì, sai Melanie, poi io credo che dobbiamo anche forse un po' uscire da questi meccanismi, però... In linea di massima, non si usano predatori. Ah, bene. Non si usano predatori perché viene considerata una cosa poco rilassante, ecco. Cioè, maestro Yamada qua è stato molto chiaro in molti suoi, insomma, insegnamenti, ha fatto... E su questo è stato molto chiaro, cioè lo scopo di Kazari è quello di dare serenità all'osservatore. E la volpe è un animale predatore, quindi se ti metti dalla parte del coniglio non vivi bene. Ok, va bene. Infatti da noi, se vuoi, il tempai adatto sarebbe il fucile. Perché è il momento della caccia. Appunto, sì. Qualche altra domanda? Considerazione? Va. La volpe, Edo, sì. Poi a tutto quel riferimento del Kitsune Yomeri, quindi lì cioè, vai a inserire il grande quei tempio, racconti sì. Sì. Che tra l'altro sono un po' turbanti anche quelli, sì. Certo. Sì, Massimo ha perfettamente ragione, se ci rifacciamo la tradizione, la cultura giapponese, nella zona di Kyoto c'è un grande tempio dedicato proprio alla volpe, sì. Perché veniva... addirittura allevata con grande attenzione perché mangiava i topi e quindi salvava le grandi riserve di riso. E quindi c'è tutta una storia, adesso sì, ci possiamo divertire su questo, ma è un po' lo spirito shintoista che salta fuori, no? Quindi sì, potrebbero essere tante cose, però in linea di massima, ecco, negli allestimenti si evitano i predatori. Per esempio, alcune volte ho visto il lupo, no, nella tradizione non si usa, ma mi raccomando, guai al mondo a pensare che non si può, è vietato. No, ci mancherebbe altro, no. Ognuno può fare quello che vuole. Se vogliamo, la tigre, per esempio, che è presente in moltissime rappresentazioni, pitture straordinarie nei templi, perché è un animale importantissimo nella tradizione buddista, e quindi siccome le tigri c'erano in India,
e quindi il buddismo arriva da là, allora viene molto rappresentata nelle pitture nei monasteri. Il fatto è che siccome i giapponesi non c'era internet nel 1200 e nel 1300, non c'era internet, e quindi loro non avevano mai visto una tigre in vita loro, e le disegnavano, e se andate a vedere come le disegnavano sono dei grossi gatti, sì, perché i gatti loro li conoscevano e quindi le dipingevano come dei gatti, hanno la faccia da gatto, sono degli enormi gattoni con delle facce per niente aggressive, tra l'altro, insomma, ecco, quindi. Però ecco, la tigre non si usa, non si, nella tradizione non si dovrebbe usare, o perlomeno c'è questa cosa, insomma, di evitare animali aggressivi, insomma. Cioè, pensate di ricevere un ospite e fargli trovare una tigre pronta. Forse è caso di... Ma cotta però. Pronta, sì. Sì. Pronta e cotta. Forse uno capisce che è meglio non entrare, insomma. È questo il discorso. Edoardo, scusa. Eccomi. Ti ho interrotto forse. Ma lo stesso. No, tranquillo, vai. Dopo Mino per secondo, dai. Ecco. E ho notato che c'era solo un allestimento che aveva, diciamo, due elementi un po' più piccoli. Il pino che scendeva e l'olmo che faceva da contraltare. Ecco, a me questo tipo di allestimento con due piante non tanto grandi, devo dire che mi piace tantissimo, forse anche più di un patacone bellissimo, fantastico, eccezionale, che però è così. È una cosa che piace solo a me, la vedo poco, mi piacerebbe vederne di più, ecco. Ma guarda, no, non è una cosa tua. Ti dirò una cosa, è anche più facile avere alberi piccoli per uno al mio livello, ecco. Sai, è una questione, direi, molto, molto personale, molto soggettiva. Stiamo parlando di gusto, di piacere, quindi va benissimo. Sai cosa? Su questo non c'è dubbio. Quando tu fai un allestimento con due elementi, è difficile. Se aggiungi un ulteriore elemento, tre elementi, è molto più difficile. Qualsiasi elemento aggiungi, e ce ne sono molti, immagina per esempio gli allestimenti fatti con gli Shōhin, quindi sono allestimenti per esempio a 3, ma anche a 5, anche a 7. Ecco, quegli allestimenti sono difficilissimi e veramente complicati, non tanto dal punto di vista tecnico anche, ma soprattutto dal punto di vista del reperimento dei materiali giusti, delle piante giuste. Cioè devi avere un albero fatto così, un albero fatto colà, uno che va da destra verso sinistra, uno da sinistra verso destra, e uno un po' più piccolo, ma non deve essere quello dominante. Cioè, capisci? Diventa complicato. Nella semplicità dell'allestimento del pino e dell'olmo Shōhin, per esempio, un po' strideva quel tavolo un po' basso, onestamente, non era proprio l'ideale. Quindi stiamo già parlando, vedi, di elementi. Se tu quel pino lo lasciavi nel suo tavolo, così come era da solo, si notava meno il problema dell'altezza, per esempio. Perché il pino, essendo un po' basso rispetto a come era messo, schiacciava un po' l'olmo. E quindi ancora una volta abbiamo questo piccolo elemento aggiunto, risulta essere una complicazione. E quindi forse è per questo che non se ne vedono tanti, perché è più difficile, più complicato. Quando funziona è bello, ma è molto difficile. No, non è molto difficile. Bisogna stare un po' più attenti. È come aggiungere un elemento. È come aggiungere un elemento, sai? È come quando... la musica si chiama contrappunto, adesso non voglio fare lezione di musica, non è. Ma è il contrappunto, il contrappunto è complicato, non è una roba così semplice. Chiaro. Dia una cosa, mettere insieme melodia e contrappunto è più complicato. Vabbè. Chiarissimo, grazie. Grazie. Vai Mino. Allora, no, sempre a riguardo dell'esposizione autunnale, noi esponiamo una conifera dove a mio parere non esprime al massimo la stagionalità. Può essere d'ausilio l'avvalersi di tempai che rappresentano frutta, tipo tempai di ghiande o di melograni esposte come elemento di accompagnamento? Assolutamente sì.
sai, mettere per esempio adesso la banalizzazione, se vuoi, ma anche il kaki, no? Forse in Giappone è il frutto più rappresentativo, forse, della stagione, ma anche delle bacche rosse sarebbero molto belle, delle castagne, eccetera, eccetera. Quello che io non condivido, scusami. No, vai. Ecco, quello che io non condivido e sento come un po' una forzatura, ma è una mia personale sensazione, è quella di mettere un vero kaki, cioè un kaki vero. E questa la sento un po' come una forzatura. Perché questo? Perché si toglie in qualche modo l'immaginazione, cioè la cosa migliore è quella di mostrare qualcosa che ti ricordi quello, che non sia proprio quello, ma che sia un racconto, una cosa che ti racconta quella cosa, che non sia la realtà, ecco. E questo è molto tipico di una certa idea dell'arte dell'Estremo Oriente, della Cina e del Giappone, no? Se tu osservi la pittura non è la rappresentazione della realtà, come è nella tradizione invece, diciamo, occidentale. Sto facendo di ogni erba un fascio, dicendo le cose assolutamente inesatte, ma per capirci, la rappresentazione pittorica cinese e giapponese è molto più proiettata verso la rappresentazione del sentire che del vedere, ecco. No, e quindi mettere una castagna, per dirti, ma la vera castagna, anche no, mi sembra un poco raffinato. Vai Paco. È anche elemento di distrazione. Anche elemento di distrazione, sì, vero. È qualcosa di vero è elemento di distrazione, non fa vedere tutto il resto, no? E in qualche modo ti riporta, guarda, su questo potremmo divertirci e passare la notte, ma avete voglia, cioè io penso che tutti abbiano voglia di andare anche a letto, però sai, di distrazione sicuramente, ma anche ti toglie in qualche modo questa visione che è il sogno, esatto, sì, che ti porta fuori da un sogno, che ti porta alla realtà di quello che è. Allora, se io metto un caco, per esempio, vero, un frutto di caco, capisco, portate pazienza, non so neanche se riesco a esprimere questo concetto, ma capisco che il pino che sto mettendo non è un pino. Esatto. Perché il mio bonsai non è un pino enorme. Ma non vedo neanche il pino. E non vedo neanche il pino, cioè ritorno a una visione che è troppo realistica, troppo vicina alla realtà e quindi perdo l'idea del sogno. Forse potrebbe essere così, ma guardate che forse la cosa peggiore è pensare che ci siano delle regole così strette. Le regole strette non ci sono, assolutamente. Sono delle indicazioni che possiamo prendere così. Quando, insomma, alla fine, insomma, sono riuscito a pubblicare il libro, mi è stato anche contestato il fatto che in questo libro non erano ben espresse le regole, ma volutamente questo, perché regole così precise non ce ne sono, sono molte indicazioni, idee, ma no. Tu vai a vedere gli allestimenti di un maestro e vedi gli altri allestimenti e vedi cose totalmente diverse. Allora chi ha ragione? Tutti e due sicuramente, Qualche altra domanda? Qualche altra considerazione? Ma guarda, devo dire che stasera è stato bellissimo, perché io credo sia stato un grande insegnamento, sia da parte di Francesco Pizzolato, che mi è dispiaciuto non poter intervenire perché... Parla un po' più forte, Mino, e Paco. Mi senti? Forse ho il volume basso, non so. Però adesso, se ti avvicini, si sente meglio. Ecco, mi senti? Sì. Dicevo, è stato molto interessante questa sera, a parte la grazia degli allestimenti, perché è sempre un piacere vederli. Poi lì è conoscenza e sensibilità. Io penso che queste sono le due parole che danno poi il frutto e il risultato quando si allestisce uno spazio, no? Ma è anche sensibilità poi individuale, ognuno di noi ha le caratteristiche diverse, pensieri diversi. È stato un insegnamento grande questa sera anche per Francesco, perché
è dispiaciuto non dire due parole, è saltato il collegamento, ma è un insegnamento che è stato un invito, quello di questa sera, no? A trovare proprio una relazione profonda con la natura. L'albero, per esempio, di Francesco per me è il giardino, l'ho identificato al giardino. Cioè, ci ha fatto vedere proprio questo rapporto intimo tra l'uomo e la pianta, e l'albero seguito nel tempo come essenza, albero e tempo. Quindi l'ho vissuto come essere tempo, Francesco, no? Quindi questo percorso degli anni raccontando questa bellissima storia della pianta, del suo vissuto, ma anche è lui, è l'albero, è Francesco. Quindi un grande insegnamento e una bellissima serata. Grazie veramente di cuore, perché insomma tutte cose bellissime. Grazie a te, grazie a tutti. Se non ci sono, se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, siamo qua, cioè non c'è problema. Se invece, insomma, siamo penso un po' anche stanchi e non so se domani qualcuno anche da andare al lavoro e quindi possiamo anche eventualmente salutarci, Grazie della bellissima serata, veramente interessante sicuramente. Grazie veramente bella, grazie. Io posso rivedere la registrazione? Grazie. Sì. Edoardo, hai registrato, vero? Sì, è stata registrata. Vabbè. Se vuoi, Luciana, se ti fermi adesso e non dai fretta... No, non posso, devo fare l'iniezione a mio marito. Tranquilla, saluta il tuo maritone. Grazie. Saluta Renato. Ascolta, fra pochi giorni sarà sul canale YouTube e te la rivedi. Ah, benissimo, va bene. Va bene? Va bene, va bene. Grazie mille. Complimenti a Francesco ancora. Grazie.